Sì, buongiorno Fabio. Sono 9 le persone indagate per gli scontri tra forze dell'ordine e manifestanti avvenuti, lo ricordiamo, lo scorso 23 ottobre davanti alla sede della Regione Campania in concomitanza con l'entrata in vigore delle chiusure serali per contrastare la pandemia. Allora, noi siamo in compagnia del prefetto di Napoli, Marco Valentini. Prefetto, alla guerriglia avrebbero preso parte diverse anime della società, non solo facinorosi, ma anche persone legate alla criminalità. Cosa significa tutto questo? Sulle indagini dell'autorità giudiziaria che sono in corso, nessun commento, va rispettato il lavoro e soprattutto la riservatezza, del lavoro di indagine dell'autorità giudiziaria. Sul piano della prevenzione, invece, già nelle prime ore dopo la manifestazione di quel famoso venerdì, effettivamente le forze dell'ordine avevano notato che agli iniziali manifestanti si erano uniti personaggi appartenenti ad altre aree e aggregati che in qualche modo erano anche poi stati i promotori e gli autori degli incidenti che si sono verificati, quindi persone riconducibili all'estremismo politico, persone riferibili alla criminalità organizzata e probabilmente anche molti soggetti in condizioni di spiccata marginalità sociale, indotti anche per disperazione a forme di ribellismo violento. In conseguenza di questo, quella manifestazione, e ripeto, indipendentemente dagli accertamenti dell'autorità giudiziaria, ha lanciato sul territorio uno specifico allarme, che è proprio l'allarme di evitare a tutti i costi una saldatura tra questi ambienti diversi, perché ove ciò avvenisse ci troveremmo di fronte a una minaccia democratica. Ecco, chi e perché in questo momento vorrebbe destabilizzare l'ordine pubblico? Ma ci possono essere diversi interessi nella destabilizzazione dell'ordine pubblico. Tuttavia vorrei da questo punto di vista tranquillizzare, perché dopo quella manifestazione, ormai sono passate 3 settimane, abbiamo avuto ogni giorno a Napoli varie manifestazioni e non abbiamo più registrato alcun problema di ordine pubblico. Da questo punto di vista, devo registrare questo dato anche con particolare soddisfazione. Ho avuto modo ultimamente di riferirmi, per esempio, a situazioni particolarmente drammatiche sotto il profilo delle tensioni sociali. Penso al caso della Whirlpool, dove gli operai hanno dato un esempio veramente di grande dignità del rispetto, di tutte le regole, per portare avanti la loro giusta rivendicazione di difesa del posto di lavoro. Ecco, signor Prefetto, il blocco delle attività economiche, che effetto può avere sulla criminalità organizzata? Federico. Ah, indubbiamente, la criminalità organizzata, questo si sente dire veramente da tanti interlocutori, ed è vero, essendo un attore che dispone di molti capitali, nelle fasi di crisi, gioca un ruolo predominante in quanto può, lavorare, investendo capitali di cui ha facile disponibilità e quindi avere, la possibilità di entrare nei circuiti economico-legali in maniera semplice. Noi qui a Napoli, soprattutto con l'aiuto della Guardia di Finanza, abbiamo, sviluppato un modello di analisi del rischio che tenderà proprio, adesso già lo stiamo attuando e lo stiamo raffinando a un livello ancora più evoluto, tenderà proprio a, scoprire in anticipo questi tentativi di Ecco, infiltrazione. Fabio, avevi da fare qualche Sì, domanda? guarda, siamo davvero Sì. In in chiusura su questo collegamento solo per un flash dal prefetto. Ha chiusura, parlato di sì. criminalità Un flash, organizzata. sì. Il capo, insomma, del tecnico scientifico, il coordinatore Miozzo, ha detto che la vera emergenza è tenere le scuole chiuse. Ritiene ci siano le condizioni perché la criminalità organizzata possa beneficiare del fatto che molti ragazzi, non andando a scuola,
ragazzi più grandi ovviamente d'età, possono finire, tra virgolette, reclutati da queste... Ecco, sì Fabio, sì sì, capisco, difatti ci stavamo arrivando. Con le scuole chiuse c'è il rischio che i giovani bambini possano essere reclutati dalla criminalità? Allora, esiste un problema a Napoli di alta dispersione scolastica e questa è una criticità che gli uffici competenti da tempo stanno attivando ed esiste contestualmente anche un problema di aree urbanisticamente molto degradate, ragione per la quale è stata una preoccupazione che per la verità ho avuto modo di condividere anche recentemente con il ministro Azzolina, che il fatto che non si possa accedere agli istituti scolastici possa determinare tanto tempo per cui questi ragazzi sono fondamentalmente per strada. Su questo bisogna dire ovviamente che questo rischio esiste, ma che tuttavia dobbiamo considerare la tutela della salute come tutela primaria. Quindi io mi auguro che la chiusura delle scuole permanga fino a quando è indispensabile ai fini della tutela della salute, ma mi auguro anche che questo profilo di indispensabilità, grazie, nel momento che venga meno, consenta come prima cosa di riaprire questi luoghi che non sono soltanto luoghi di conoscenza e di sapere, ma anche di socialità e di legalità.